Eder, Mech, Pallister. In merito all'ultimo video, due domande. Una, Covalero senza Green Pass, come faceva a prendere l'autobus? Perché dice di essere sull'autobus quando apprende della scomparsa di Liliana. Altra cosa, Sebastiano, in risposta alle parole di Claudio, che sottolinea il fatto che lui non sia passato alla Galleria Rossoni il 14, bensì il 13 sera, non lo nega e cambia rapidamente discorso, seguito da tutta la banda. Oggi 22 marzo facciamo presente che la richiesta della difesa di Sergio Resinovic di sequestro dei telefoni cellulari e degli apparati informatici di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero ha il parere contrario del PM. Riteniamo quindi che tale richiesta vada respinta. Dall'analisi degli atti di indagine sin qui esperiti emerge da un lato che gli obiettivi avuti di mira dalla difesa di Sergio Resinovic possono essere raggiunti con l'attività sinora svolta dal PM e dalla PG, nonché con quella in corso d'opera. Riteniamo che il sequestro dei telefoni e degli apparati informatici di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero è superfluo ai fini dell'accertamento delle cause e delle circostanze della morte di Liliana Resinovic, nonché della sussistenza di eventuali responsabilità penali di terzi. Sempre oggi si comunica quanto segue. Il personale della polizia locale di Muggia contestava al Visintin Sebastiano la violazione dell'articolo 94 CDS in quanto l'autovettura Fiat Cubo da lui condotta e sulla quale è predisposta la captazione delle conversazioni risulta ancora intestata alla defunta moglie Resinovic Liliana. Contestualmente veniva ritirata la carta di circolazione della stessa che, il giorno dopo, è stata depositata da quel personale presso gli uffici della motorizzazione civile. Il Visintin Sebastiano veniva autorizzato a condurre il veicolo solamente fino alla propria residenza di via Verrocchio numero 2, dove è stata posta in fermo amministrativo in attesa della relativa successione. Nel verbale redatto dalla polizia locale di Muggia è stato indicato che il veicolo non può circolare fino all'adempimento delle formalità relative al passaggio di proprietà dello stesso. Premesso quanto sopra, alla luce anche del fatto che il Visintin, attenendosi a quanto disposto nel richiamato verbale, non ha più utilizzato la propria autovettura, c'è da valutare l'opportunità di cessare l'attività di captazione predisposta all'interno della stessa, la cui naturale scadenza era invece fissata per il 3 aprile 2022. In riferimento alle operazioni di ascolto delle intercettazioni telefoniche in atto, si riferisce che Visintin Sebastiano, in data 22 marzo 2022, alle ore 12 è stato controllato dal personale della polizia locale di Muggia. Nell'occasione l'autovettura Fiat Cubo era parcheggiata irregolarmente in largo Nazario Sauro a Muggia. Dalla verifica dei documenti è emerso che la predetta autovettura risultava intestata alla defunta moglie Resinovic Liliana e, per tale motivo, veniva redatto un verbale. Nell'occasione, il personale della polizia locale di Muggia ritirava la carta di circolazione della stessa che, in data di ieri 23 marzo, è stata depositata presso gli uffici della motorizzazione civile dalla medesima polizia locale. Contestualmente il Visintin Sebastiano è stato autorizzato a condurre l'autovettura fino alla propria abitazione, dove il veicolo è stato posto in fermo amministrativo. Nel verbale redatto nell'occasione dalla polizia locale, è stato indicato che il veicolo non può più circolare fino all'adempimento delle formalità per il passaggio di proprietà. Nel dettaglio, in merito al veicolo in oggetto, i fatti sono questi. Il 22 marzo 2022 alle 12 si trovava parcheggiato irregolarmente a Muggia in largo Nazario Sauro. Mentre stavamo per scrivere la sanzione, un signore si è avvicinato di corsa per spostarla.
Dopo aver controllato i documenti ci siamo resi conto che il veicolo è intestato alla deceduta signora Resinovic ed abbiamo contestato al signore lì presente Visintin Sebastiano. La violazione dell'articolo 94 del CDS, ritirando contestualmente la carta di circolazione, che il giorno successivo è stata depositata presso gli uffici della motorizzazione civile. Il Visintin è stato autorizzato a condurre il veicolo presso la sua residenza. Nel verbale è indicato anche che il veicolo non può circolare fino all'adempimento delle formalità per il passaggio di proprietà. Si comunica che, come già specificato, l'autovettura in uso a Visintin Sebastiano è stata posta in fermo amministrativo in attesa della successione ed è parcheggiata di fronte all'abitazione in via Verrocchio numero 2. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.